Siamo in un angolo molto importante della Galleria del Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto. È un angolo dedicato a uno dei personaggi straordinari che questa terra ha saputo esprimere, a Micky Biasion, bicampione del mondo rally, unico italiano ad avere accumulato un palmarès così impegnativo e straordinario come Micky può dimostrare. Questo è l'angolo della partenza, è l'angolo dell'esordio. Micky nel 79, 21enne, iniziò la sua favola mondiale proprio con questa vetturetta, che è un Opel Kadett GTE, che esordì nel 75, estrapolata da una vettura di serie, con una livrea nero-gialla, perché era un 1009. Già nel 76, con Walter Rohn, dette del gran filo da torcere a auto molto più blasonate come la Lancia Stratos, arrivando quarta nel Rally di Monte Carlo, quarta assoluta, e mettendosi in evidenza per tutta una generazione di giovani piloti che potevano accedere con dei costi contenuti alle gare nazionali o internazionali. Tornando all'esordio di Micky, in coppia con Tiziano Siviero, due amici fino dagli anni giovanili, adolescenziali direi, ci sono dei piccoli aneddoti molto gustosi che ormai fanno parte anche della loro storia. Uno di questi è che, essendo tutto sommato dei giovani squattrinati, Tiziano addirittura le prime gare a cui partecipò le fece sotto mentite spoglie, cioè con la licenza di un altro conduttore, perché anche solo i denari per staccare una nuova licenza personale, quando ancora era tutto da capire quale sarebbe stato il loro futuro, erano troppo importanti e andavano risparmiati, cose che al giorno d'oggi saranno impensabili. La loro favola iniziò proprio a Modena nel marzo del 79, si misero immediatamente in evidenza e già nella prima stagione, con 11 partenze e 11 arrivi a gare nazionali, vinsero il loro primo titolo quali migliori esordienti, e mettendosi in una luce assolutamente positiva che gli permise già dall'anno dopo di passare una vettura molto più performante quale fu la Ascona Gruppo 2, Ascona 2000, che fa parte anche del patrimonio del nostro museo e di cui potremo parlare in un'altra occasione.